Nella serenità agreste dell'acqua cetosa a Roma, Franco Cavicchi prepara le sue forze per difendere la corona europea dei massimi dall'attacco di Heinz Neuhaus, da lui detronizzato l'anno scorso. Il colosso di Pieve di Cento ha bisogno di fortificare il suo carattere più che il suo fisico, e il piccolo allenatore sembra fatto apposta per distrarlo da preoccupazioni e con la sua freschezza ridargli fiducia in se stesso. Il segreto del successo futuro del nostro campione è esclusivamente impostato sul suo morale, poiché di forza fisica ne ha iosa. Tuttavia cura a fondo anche la sua perfetta muscolatura, assistito da quel mago del ring che è Alfredo Venturi. Il maestro insegna al docile allievo i segreti del ring, ma lo vuole forte e duro nel morale, così come lo è nei muscoli. Un vero pugilatore deve a un certo momento sapere essere cattivo. Sorridente, fiducioso in se stesso, Heinz Neuhaus arriva a Bologna, dove l'altro anno ha perduto quel titolo europeo che oggi vuole riconquistare. Al peso gli avversari si incontrano. 93 kg pesa Cavicchi, asciutto, ben tirato. 96 ne pesa Neuhaus, che appare un po' cicciotto. Si stringono sorridenti la mano mentre vengono pesati i ferri del mestiere. Accurato è il bendaggio duro delle mani fatto dai managers, è una delle fasi più delicate della preparazione a pochi minuti dall'inizio dell'incontro. Circa 30.000 sono i tifosi presenti allo stadio bolognese e a causa dei suoi recenti deludenti incontri Franco Cavicchi non gode per ora di un'accoglienza preferenziale. I due pugili sono salutati da equanimi applausi. Gli emiliani hanno dato grande fiducia a Franco e vogliono che sappia meritarsela appieno. Ci siamo. Attacca subito il nostro pugile con una certa impetuosità. Il tedesco lo contiene abbastanza bene nei primi 4 rounds con abile mestiere. Quinto round, Cavicchi è un po' in crisi. Una testata gli ha aperto il sopracciglio sinistro. Sulla ferita, Neuhaus picchia. Il morale di Franco è un po' in ribasso. L'arbitro all'intervallo controlla la gravità della ferita. Dopo una ripresa prudenziale, incitato dalla folla, Cavicchi si scatena per 2 rounds e inizia quel martellamento che demolirà l'avversario. Eccoci alle 3 riprese decisive. 9° round. Primo round. Thank you.
undicesimo round. Neuhaus è schiantato. Cavicchi ha vinto. Concerto sportivo rialza il pur forte campione tedesco che non credeva di dover combattere contro un avversario di tale statura. Saldo nel morale, il pugile italiano ha saputo impiegare con perizia e tempestività i suoi muscoli di eccezione. Ed è un delirio di applausi che saluta la sua vittoria. Si è riconfermato degno del titolo di campione europeo dei massimi. La folla ha ritrovato il suo idolo e dopo mesi di ostilità gli si stringe ora intorno come a un figliol prodigo ritornato. Risorto nel giorno di una prova decisiva, Franco Cavicchi deve continuare ora con serietà e tenacia nella sua non facile carriera sportiva. Ha i mezzi per farlo e non deve più tradire con se stesso la generosa gente della sua Romagna che lo vuole campione invicto.